Buon pomeriggio. In diretta dalla comunità San Marco in Palermo, trasmettiamo la Santa Messa per l'accoglienza del corpo del beato Giacomo Cusmano. Vi ricordiamo che è possibile seguire la diretta dal nostro canale YouTube, dalla nostra pagina Facebook e, on demand, dal nostro sito www.cusmano.org. Vi auguriamo una serena celebrazione. Good afternoon. Live from Community San Marco in Palermo, send the Holy Mass for the reception of the Blessed Giacomo Cusmano's body. We remind you that you can follow live on our YouTube channel from our Facebook page and on demand on our site www.cusmano.org. We wish you a happy celebration. Buenas tardes. En directo desde la Comunidad de San Marcos en Palermo, transmitimos la Santa Misa para la recepción del cuerpo de los beatos Giacomo Cusmano. Os recordamos que es posible seguir la Santa Misa en directo en el nuestro canal de YouTube, desde en la nuestra página de Facebook y on demand en el nuestro sitio www.cusmano.org. Os deseamos una feliz celebración. Thank you.
Ebbene, Giacomo Cusumano è stato un grande autore, come ha copiato lui il coraggio di Thank you.
Ci ha insegnato a guardare le cose veramente importanti, tanto che andò.
Voi che lo consigliere, rispondere con il
gli disse la madre di Signore, se si è confrontato si salverà. Io sono preoccupato per la morte di lui, e se invece pensavo che formasse la risposta al sonno. Allora Gesù disse loro naturalmente, Lazzaro è morto e io sono contento per voi di questa città, affinché voi Thank you.
Grazie.
Gesù ci vuole ricordare questa sera attraverso quell'anima.
Grazie.
Grazie.
Dio, Padre onnipotente. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere, tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Yes.
guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi il sacrificio perennante e gradito, perché possiamo ottenere le promesse insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, Beata Giacomo Guzman, i veri martiri, Beata Giuseppe Puglisi e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede l'amore per la Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, collegio episcopale, tutto il clero, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. E congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli e sorelli i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale con Dio non al mondo ogni bene. Per Cristo.
Dio Onnipotente, concedi a noi, tuoi fedeli, di essere sempre inseriti come membra vive del Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue, per Cristo nostro Signore. Santo